L'iniziativa Vuoi diventare Ranger del Parco è un'iniziativa organizzata dallo staff dell'Ecomuseo di Argenta e diretta a tutti i bambini dalla prima elementare alla terza media, sia del territorio di Argenta che dei comuni limitrofi. E il corso è articolato in 4 incontri, sia teorici che pratici, dove nelle parti teoriche saranno approfonditi gli argomenti di tutela e rispetto dell'ambiente, ma anche quali sono le regole per diventare veri e propri guide del parco, e nelle parti pratiche invece sarà possibile entrare all'interno dell'OSI. Fiocchetti nascosti tra le foglie e i rami degli alberi del nostro bosco. Blu e gialli. Sono blu e gialli. Entrate nel bosco, a un certo punto troverete a destra e a sinistra canne molto alte. Quella lì. Vengono dall'America. Cercate tra di loro il vostro fiocchetto. Proseguite dritto, troverete un salice con il tronco storto che arriva sulla strada. Un ramo secco salice. Si trova vicino a due bastoncini che sostengono piccole piante che stanno crescendo. Cercate il vostro fiocchetto. Un salice storto, anche se non sapete com'è fatto il salice. È un ramo che cade praticamente quasi. Sì, lo sappiamo. Dai! Che vindica la strada, è questa piantolina con tutte queste foglioline piccole ovali. Il primo incontro realizzato in autunno si è appena concluso e i bambini, dopo aver avuto la cartina del parco e aver colorato le varie aree, le diverse aree del nostro territorio, quindi la zona del bosco, le zone delle casse di espansione, quindi le zone umide, hanno poi realizzato dei cartelloni dove sono indicate le regole per rispettare l'ambiente e quindi le regole che ogni guida deve rispettare quando va in ambiente naturale. Nella parte invece pratica, quindi all'aperto all'interno del bosco, abbiamo fatto una gara di orienteering dove i bambini divisi in squadre dovevano cercare dei fiocchetti seguendo delle indicazioni che portavano appunto ad addentrarsi all'interno del nostro bosco e riconoscere le piante che ci sono all'interno. È stato organizzato anche un concorso per inventare e disegnare il logo dei Ranger del Parco. In questo modo saranno proprio i ragazzi a disegnare la mascotte del Ranger del Parco. Il concorso è rivolto sia ai bambini singolarmente che alle classi. Il primo classificato avrà anche l'opportunità di vincere una fotocamera digitale, oltre a vedere il proprio disegno come logo appunto dei Ranger del Parco. Tutti quanti gli elaborati verranno poi organizzati in una mostra e questa mostra verrà poi presentata in diverse occasioni pubbliche all'interno del territorio di Argenta.